Caloroso benvenuto a tutti dalla Pallamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Sesta giornata del girone di ritorno della Serie A Gold tra Pallamano Carpi e Brixen, a cui facciamo i complimenti per la vittoria della Coppa Italia. Per il Brixen, numero 1 Volarevic, numero 2 Di Giulio, numero 3 Buzzamini, numero 7 Da Piran, numero 10 Arcieri, numero 11 Stricker, numero 13 Brugger, numero 17 Colloduc, numero 18 Ibali Henry, numero 19 Ibali Ardian, numero 21 Wierer, numero 30 Mimikos, numero 44 Sonnerer, numero 86 Da Piran. Agli ordini di Mister Ciuturo. Per i Carpi, numero 2 Monzani, numero 4 Meiri, numero 5 Bergiali, numero 6 Serafini, numero 7 Soria, numero 8 Nocelli, numero 9 Carabulea, numero 11 Coppola, numero 12 Alfred Senni, numero 18 Alfred Samà, numero 19 Dall'Oglio Enrico, numero 26 Marco Beltrami, numero 30 Sortino Gabriele, numero 94 Ceccarini, vice capitano, e numero 10 il capitano Nico Casa. Agli ordini di Mister Serafini, dirigeranno l'incontro i signori Prandi e Pipitone, commissario della gara il signor Fabiani. Buona partita a tutti! Buonasera a tutti amici di Eleven Sports e benvenuti a questa sesta giornata di Serie A Gold di ritorno tra Pallamano Carpi e Brixen. Brixen fresco vincitore della Coppa Italia domenica scorsa con una partita contro Fasano terminata 31-30, una partita veramente stupenda che nel primo tempo il Fasano un po' sprecone comunque è chiuso in vantaggio, ma nel secondo tempo la profondità della squadra del Bressanone si è fatta sicuramente valere. Comunque è una squadra che sicuramente riesce a mettere in difficoltà Ciutura, perché avere almeno 14 titolari da cui scegliere 7 da schierare non è sicuramente facile. Oggi Mister Serafini ha la squadra praticamente al completo, al netto dell'esclusione dell'assenza di Jan Jurina e di Gollini, che entrambi appena operati di crociato. E notiamo nelle file del Carpi il ritorno di Marco Beltrami dopo la parentesi in Slovacchia, che ha ripreso subito il suo posto come pivot in attacco e come centro dietro in difesa. Secondo arrivo del mercato invernale, Meiri, che dopo una travagliata trafila di a livello burocratico il Carpi è riuscito a tesserare. Comunque vediamo, primo pallone in mano al Carpi in consueta casacca nera, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, e il Bressanone con casacca verde è già disposto in difesa con la loro tipica difesa 6-0, pronti ad aspettare il primo assalto della compagine carpigiana. La classifica dice che il Bressanone è primo a punteggio quasi pieno, 33 punti al netto di una sconfitta e di un pareggio, e sulle ali dell'entusiasmo per la fresca vittoria della Coppa Italia. Il Carpi invece è in lotta play-out, molto molto galvanizzato dalla vittoria dell'ultimo match, ma è ora un minuto di silenzio.
Carpi. Tutti i ragazzi si scambiano un saluto, una pacca, ma la prima pacca amichevole. Sono convinto che durante la partita c'hanno delle pacche ben differenti. Vediamo per il Carpi. Nocelli in cabina di regia. Beltrami a sinistra, giro palla per i Carpi. Esce Beltrami. Giro lungo Germania. Nico Casa scarica per Nocelli che si mette dentro, ma trova sulla sua strada il sempre ottimo Volarevic. E gol subito in contropiede del Bressanone. Tiro che il Carpi aveva costruito oggettivamente bene, perché ha mandato Nocelli al tiro in modo veramente veramente pulito, però sulla sua strada volare sicuramente, a mio giudizio, il portiere più in forma del momento. Nico Casa si alza e riesce a ingannare Volarevic. Attenzione, che corre subito il... no, Bressanone no, sceglie di fare attacco difesa schierata con Stryker in cabina di regia, che chiama subito il gioco. Zamini, che è tornato in Italia dopo una parentesi in Francia e in Spagna, si alza, scarica palla come il gioco, con quanto spazio che c'è, ma c'è Carini, capisce tutto. Che lettura di gioco che ha avuto Ceccarini con questa palla. Beltrami che si gira, palo per lui e infrazione. 9 metri segnalato dal direttore di gara. Che bella palla che ha tenuto stretto Beltrami. Giro palla su Nocelli, sempre in cabina di regia, che chiama il gioco. Sale Ceccarini, sale tantissimo Ceccarini, posizione di terzino. Vediamo in questa posizione anomala, fa risalire Meiri, scarica palla Nico Casa, sbaglia l'intercetto, scarica palla Sortino, che la schiaccia sul primo palo. 2-1 per i Carpi. Attenzione, il Bressanone con un tiro sopra la testa del portiere di Aifressa, mamma, Sortino, no, Ceccarini, chiedo scusa, prova la rimessa veloce, ma non riesce. Il Bressanone è molto lesto a tornare a chiudere. 2-2 dopo 3 minuti, ritmi veramente alti. Nocelli chiama Ceccarini a terzino, che Ceccarini sale, va a prendere Meiri, palla per Nico Caso, stesso gioco di prima, ma Ulzamini capisce tutto, va in contropiede e la mette dentro, dove Aifrey non riesce a raggiungerlo. Troppa fuga per i ragazzi mister Serafini a battere questo gol. Si torna difesa schierata per il Bressanone. Giro palla, chiama il gioco, chiamato il gioco Nocelli, gioco ragionato, quindi si allarga, incrocio per Nico Casa che si alza, che bel tiro, che piega le mani a Volarevic. Gol sul primo palo. Stryker, guardate che palla che ha mollato, che bel pallone che ha mollato per Mimikos, lasciato l'uno contro uno con Beltrami, che non può tenerlo, anche perché era come posizione, era dietro al pivot, non poteva fare molto. 4-3 per il Bressanone dopo 4 minuti di gioco. Giro palla sempre per il Carpi, chiama il gioco Nocelli, incrocio per Casa, Meiri uno contro uno, punta, fa salire Ceccarini, fa la finta che manda fuori tempo Nico Casa, giro palla, si ferma il gioco, Meiri cambio palla, tiro in sottomano che trova il piede di Volarevic, e sulla ribattuta Beltrami, il tiro di Beltrami, sempre Volarevic. Cosa avevo detto prima? È già subito protagonista.
sicuramente è un portiere veramente veramente forte. Striker in cabina di regia. No, cambio con Buzzamini in centro. E i balli a destra. Giro palli in croce senza palla. Striker, che è pericolosissimo. Striker è uno dei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere nel proprio roster. Giro palla, guardate come si gira, come si è girato. Mamma mia, che veramente finta, sbilanciato. Ha sbilanciato il diretto difensore ed è riuscito a prendere un rigore. I balli Hendrik. Va sui 7 metri Sonnerer, che riesce a ingannare Ai Freisama. Entra in gioco anche Coppola, ex di turno, che ha fatto tutte le giovanili in quel di Bressanone. È il primo anno a Carpi, dove sta facendo oggettivamente molto bene. Giro palla, incrocio, Meiri punta uno contro uno, fa salire Ceccarini. Nico Casa si prende la responsabilità, ma tiro in stivo centrale. Arcieri scarica Bolzamini. Non si è capito, è stata un'incomprensione. Ma attenzione, il Carpi prova a distendersi. Meiri spinge, palla Beltrami in mezzo al mucchio, che prende, ma ancora il solito Volarevic, che chiude la porta. Striker si alza, vede cost to cost, ma troppo largo, incomprensione con Sonnerer, che era nell'angolo morto ad attendere il pallone, pronto per andare al tiro. Dopo 7 minuti, ritmi veramente veramente alti. Schema chiamato da Alex Coppola. Palla per Beltrami, senza guardare, che la mette dentro. Striker parte uno con uno, si prende il tiro, che forse al limite dei passi, perché aveva saltato ed è anche atterrato. Però l'arbitro dà il vantaggio per Collo Duke, perché è atterrato con la palla in mano. Meiri, Coppola. Giro incrocio senza palla per Nico Casa, tanta potenza, ma non inquadra la porta. Il Bressanone va in seconda fase con un tiro molto pulito. Tiro in penetrazione che è in grossa difficoltà il portiere del Carpi. Nico Casa scarica, c'è superiorità numerica a destra, ma torna indietro Coppola, quindi 9 metri. Primo break fatto dal Bressanone con più 3, palla importante per il Carpi per riuscire a rimanere agganciato al Bressanone, la capolista. Meiri porta in croce per Casa. Coppola va a prendere Ceccarini, prende la palla, prova il no look per Beltrami, ma capisce tutto il Bressanone, forse sfondo, forse no. Invece ha detto che Ceccarini ha occupato lo spazio, ma non era fermo, quindi il rimovimento, quindi non ha committato sfondo. 8-4 dopo 9 minuti. Palla per sempre il Carpi nel gioco ragionato. Il Carpi si è visto che se il Carpi forza dei tiri, fa i tiri non precisi, il Bressanone riesce a punire, perché comunque è una grande velocità con tutti i giocatori. Nico Casa riesce a inquadrare lo specchio della porta. Bravo Nico! In questo momento si vede che il Carpi comunque è molto casa dipendente, o
è un periodo in cui Coppola fa un po' meno gol rispetto all'inizio del campionato, forse anche perché gioca maggiormente nella parte destra del campo. Però il Carpi è una squadra che ha in Nico Casa e in Coppola i due maggiori marcatori, mentre il Bressanone, seppur una squadra con la secondo migliore attacco del campionato, non ha nessun giocatore nella top 10, perché riesce comunque a mandare tutti i giocatori in rete. Intanto vediamo Arcieri che con un pallonetto delizioso la insacca e il Carpi viene doppiato 10-5 dopo 10 minuti. Giro palla con Coppola, cabina di regia, tanta attenzione in difesa da parte del Bressanone, ma guardate cosa ha fatto Coppola, che 1-1 ha messo il pivot da una parte, ha riuscito a isolare il centro dietro e a puntarlo 1-1, ma qua un pelo di sfortuna per il Carpi, perché il muro ha deviato il tiro mandando fuori causa Samai Frey, ma guardiamo Nico Casa che fa un tiro forzato che il Bressanone para e va e manda ancora in contropiede Sonnerer. 12-6 e time out per il Carpi. Mister Serafini necessita di parlare ai suoi ragazzi, ma andiamo in pausa anche noi. Questo non va proprio bene. Cioè, ne dipende, perché se hai il Siracusa che va via, non ce l'hai nei play-out. E invece nei play-out è complicato. Ma per questione puramente economica, perché prendere i voli dalla Siracusa a maggio. Però, senti, anche perché se vanno a togliere... Luzzando a 20 punti dove... E eccoci in diretta, terminato questo minuto di pausa. Vediamo se mister Serafini è riuscito a spiegare ai suoi ragazzi come attaccare la forte 6-0 bianco-verde. Intanto vediamo Tiziano che va ad asciugare il parquet. Grande Tiziano. Disturba la panchina, dici? No, probabile che abbiano rovesciato. Anche Nico Casa va a vedere cosa succede. Tutti ci sono. Tutti vanno lì. Tutti lì. Anche il commissario va a vedere se effettivamente è sufficientemente asciutto. Vediamo se qualcun altro si alza anche dalla panchina. Anche Sortino va a vedere se riesce ad asciugare. Con le sparchette rosse. Ricordiamo che da quando Sortino ha comprato le scarpette rosse della Nike, la Nike ha guadagnato diversi punti in borsa. E questo è un dato oggettivo. Forse un caso, ma oggettivo. Intanto guardiamo che tutti i ragazzi continuano ad asciugare il parquet, mentre Tiziano ha detto io ho asciugato abbastanza e va e te li guarda asciugare. Anche mister Ciutura va a sincerarsi che si è tutto asciutto. Nico Casa con lo straccio. C'è una perdita. Ci sarà una perdita, un tubo che perde lì sotto, non so. O piove, che sono due mesi che non piove. Ma rieccoci che si può ricominciare con la palla in mano al Carpi, sempre che attacca da sinistra verso destra. Ceccarini che allarga la difesa del Bressanone, che è molto attento. Guardate come è attento, con le mani alte, pronte a difendere su eventuali palloni per Beltrami, che forte delle sue lunghe leve, ma e riesce a buttare fuori la palla il Carpi e non fermarla, che arriva la palla a Beltrami e 7 metri forse per difesa in area, no,
No, 9 metri, 9 metri. Ottimi, ottimi raddoppi. Guardate come viene disturbato Beltrami. Quanta aggressività che ci mette il Bressanone. Tanta concentrazione su tutti i palloni. Attenzione, passivo, sottopassivo, palla Meiri. Coppola che si prende un tiraccio che blocca due mani. Volarevic si distende. Striker sul lato sinistro del campo. Buzzamini li scarica da solo. Ceccarini, ma fa buona guardia. Fa buona guardia, quindi il Bressanone ricomincia a difesa schierata, attaccare contro il capi difesa schierata. Striker sempre in cabina di regia. Buzzamini sinistra sposta il gioco, incrocio, palla per Buzzamini che allarga la forbice, fa un tiro forzato, che spinta in volo da parte di Beltrami. E il direttore di gara lo invita a sedere per due minuti e riflettere su quello che ha fatto. Guardiamolo con la testa china, probabilmente sta riflettendo veramente. Ora il Bressanone, vediamo come attaccherà questa superiorità numerica. Posiziona i balli sulla parte sinistra dell'attacco. Che esce i balli, fa la finta, fa il velo, tanto spazio per l'ala, Ceccarini riesce solo a sfiorare, ma arriva un tiro abbastanza pulito, dove Selmi non può far niente, Aifrey Selmi, fratello di Aifrey Sama. Ora vediamo il Carpi gioca senza portiere per provare l'attacco in parità numerica, che entra Soria in posizione di pivot, giro palla da parte di Meiri per far trascorrere anche qualche istante. Ora il Bressanone si trasforma in una 5-1 per evitare, ma guardate che pallone, dov'è passato quel pallone, ma come l'ha tenuto stretto Soria, veramente bravo. Adesso vediamo chi va sui 7 metri. Coppola contro Volarevic, finta, e la mette alla sinistra di Volarevic. 13-7. Il Carpi ha gestito molto bene la fase offensiva, adesso però occorrerà vedere come gesterà questa fase difensiva in inferiorità numerica ancora per un minuto. Fa la finta Buzzamini, vediamo se riesce a girarsi, ma riesce a mollare il pallone, ma fa buona guardia Sortino che gli impedisce il tiro. Buzzamini fa la finta, si alza da fermo, completamente da fermo, e penso che un giocatore della sua caratura, se lo si lascia da solo sui 9 metri con la palla in mano, è veramente devastante, soprattutto se si difende con le mani in tasca. Vediamo il Bressanone con difesa sui 9 metri in quanto Soria è fuori, il pivot è fuori, come si apre, tanti spazi dietro, ma come si chiude in maniera compatta. Intanto passa i due minuti e rientra il portiere del Carpi, quindi squadra del Carpi al completo. Nico Casa punta l'accelerazione. Prova palla per Soria, ma per Soria non passa, palla per Ceccarini che sbaglia l'intercetto e infrazione di doppio. Quindi si riparte con la palla in mano al Bressanone, sempre Striker, cabina di regia. Striker. Buzzamini, croce senza palla, uno contro uno su Soria che ha fatto il tag. Guardate che bella copertura che ha fatto Nico Casa nel raddoppio, visto che era saltato Soria. Blocco irregolare di Balli. Bello questo. Meiri, palo scarico per Sortino, prova il costo al pivot che non c'è, e quindi fallo laterale. La rimessa dal fondo. Palla per il Carpi, no. Caos. Giro palla per il Carpi.
Meiri in cabina di regia. Intanto vediamo che Nocelli è ancora sotto le cure del fisioterapista. Capisce tutto il Bressanone. Guardate, ci mette il piede. High frame, ma no, non riesce sulla ribattuta. Ha fatto oggettivamente una bella parata su Dapiran, ma Sonnerer, che era lì in agguato, attento come una faina, recupera quel pallone lì e la rimette dentro. Nel mentre vediamo che Nico Casa, attimo di pausa per lui, ed entra Serafini. Cambio per nelle file del Bressanone, un po' di turnover. Vediamo che c'è del sangue sulla gamba di Bulzamini. Nel mentre si alza Samuele Serafini senza nessun timore, va a tirare sul centro. Una sua caratteristica è quando va a tirare decidere sempre il più alto. Nel mentre giro palla, Stricker che si sposta nella parte sinistra del campo. Nel mentre all'ala, Arcieri, un ragazzo che a Bressanone fa la panchina, ma potrebbe serenamente essere titolare in qualsiasi altra squadra. Nel mentre altro blocco irregolare, committato, e c'è Carini, ne approfitta in contropiede con una palla delicatissima, veramente. E nel mentre si alza dai 9 metri Stricker, che ha detto: calma ragazzi, state sereni che sono qua io. Ma nel mentre dall'altra parte risponde Coppola e dice: tu la metti dentro dall'altro, io dal basso. Vediamo tantissimi gesti atletici in questi 30 secondi, speriamo continui così, perché veramente veramente tanto preziosismi. Nel mentre il pubblico del Vallauri contento dello spettacolo in campo, forse non del risultato per i loro beniamini, ma quantomeno dello spettacolo. E mentre vediamo Stricker allarga una giravolta spaziale da parte di Dapiran e viene sanzionato con un 9 metri. I balli, allarga la forbice, prova la palla, ma lì c'è Meiri che capisce tutto. Vediamo intanto Coppola, un costugolo scivolato per Ceccarini, che imbatte non nella mano ma nella mano nel piede di Golarevic. 2-0-5 di apertura. Un albatros. Veramente una copertura della porta per un'agilità veramente invidiabili. E mentre vediamo Stricker come apre il gioco e palla e Semi ci mette la fronte, nel mentre Ceccarini che viene recuperato e bloccato il pallone completamente. Mister Serafini non è concorde e probabilmente un cartellino giallo ai danni della panchina, perché voleva il fallo per l'infrazione in contropiede. Un muro, perché volevo tenere la voce, però fa un po' inizio. Si ricomincia sempre con Meiri, cabina di regia, e Nocelli a sedere con del ghiaccio sul ginocchio operato di recente. Alex Coppola e Ceccarini ci riprova, ha detto: alto la prende, provo bassa schiacciata, ma il risultato non cambia. Prova a rubare palla a Sortino, ma non va. Probabilmente nella seduta di palestra troppi bicipiti e troppo poco quadricipiti per lui.
nel mentre Coppola, che finta, come si è aperto con l'Eret, si è aperto con l'Eret, ma è stato spinto in volo, stesso fallo che aveva fatto Beltrami prima, gli arbitri l'hanno percepito ai danni di Coppola effettuato da Mimikos, e quindi Carpi in superiorità numerica, rientra Beltrami e quindi attaccherà probabilmente in doppio pivot, prova a allargare le maglie, le fitte maglie della difesa del Bressanone. Guardate il Carpi come è largo, però attenzione perché Stricker è una faina, è un attimo che rubi palla, ma vai il terzino non è nemmeno nell'idea di Serafini, che scarica a Sortino che la mette dentro, si fa subito perdonare di aver bucato la palla nel contropiede precedente, nella difesa che è precedente. Rientra intanto Buzzamini con una fasciatura al ginocchio per tamponare la ferita. Sale Arcieri, giro per i balli, scarica e come si è mosso i balli, però forse Coppola doveva raddoppiare un po' di più e aiutare il compagno, perché comunque era veramente molto solo e potuto girarsi con tanta facilità. Coppola, Serafini si allarga, vede Ceccarini che salta da terzino, tanto angolo per lui e si fa perdonare con una percentuale intorno al 47%. Con la media blu. Giro palla per il Bressanone. Sale, incrocio senza palla. Buzzamini scarica per i balli, che si alza e guardate quanto angolo che c'è per Sonnerer che la mette dentro. Oggi diciamo che i portieri del Carpi devono probabilmente ancora scendere in campo. L'attacco del Carpi sta oggettivamente funzionando abbastanza, però a parte qualche palla persa che ha lanciato in contropiede, però non c'è in questo momento supporto nella parte difensiva. Il Carpi sta prendendo un po' troppi gol. Giro palla Buzzamini, cabina di regia. Guardate che pallone che ha dato ad Arcieri e la mette dentro, e Aifrey la può solo raccogliere dalla rete, dalla cesta. Nel mentre vediamo che c'è spazio per Carabulea al posto di Ceccarini. Carabulea, artefice di una ottima performance in quella di Bolzano. Guardate cosa fa Coppola, che trova però solo il palo esterno, ma la palla arriva a Sortino, che mostra il bicipite per dimostrare, sì è vero, ho fatto bicipiti questa settimana. Ma guardate che facilità, con quella facilità di giro palla con cui si muove il Bressanone, gli arbitri danno vantaggio. Dai, non commentano a un fallo di piede, che parte tutta la panchina del Carpi in piedi. Forse è stato dato il vantaggio per prendere la palla al Carpi, però non è riuscito il Carpi a recuperare il pallone, quindi ha continuato la fase offensiva la squadra in casacca verde. Intanto vediamo i balli, cabina di regia che chiama il gioco. Giro palla. Qui sottomano, che facilità di sottomano che ha fatto
collo Duke, ricordo ancora il sottomano che ha fatto nella partita, nella finale di Coppa, veramente veramente pregevole. È un tiro che oggettivamente questo ragazzo ha. Intanto giro palla con Meiri, cabina di regia, dopo 25 minuti, Bressanone più 6. Guardate quanto spazio per Soria, che con tanta intelligenza aspetta a tirare e punisce, vuole volare, dice, e costringe Ciutura al time out, perché è un periodo per cercare di interrompere la fase dei ragazzi di Miss Serafini. Ma intanto interrompiamola per un attimo la nostra diretta. Mamma mia, che fatica. Rieccoci in diretta. Attilio, devo farti una confessione. Dimmi. Io vorrei, non vedo l'ora che, come per le finali di Coppa Italia, ci sia la telecamera vicina ai mister, il braccio per sentire quello che viene detto, le indicazioni. Dici che meglio di no, Luca? Ci potrebbero sentire delle brutte cose. Brutte parole, potrebbero dire. Siamo ancora in faccia protetta. Ok, quindi ricominciamo con sempre il Bressanone in attacco. I balli, cabina di regia. Giro, palla. Guardate Bulzamini, guardate quanto fa sembrare facile tutto. Coppola scarica per Serafini, c'è tanto spazio per lui e la mette dentro sul primo palo. Anticipato abbastanza il movimento Volarevic. Ancora Bolzamini scarica e bucano, vengono bucate. Soria viene bucato, viene veramente tagliata la difesa del Carpi come fosse burro. Con quale facilità va dentro il Bressanone anche sull'uno contro uno. Appena spinge un pochino, il Bressanone entra con veramente in modo molto molto semplice. Palla persa e probabilmente passivo, sì. Quattro passaggi, il primo è andato, uno, due. Sotto mano, forse dalla mia postazione mi è sembrato che fosse un po' trattenuto il braccio, ma il direttore di gara sicuramente posizionato meglio di noi. Guardate che giro palla di Bulzamini, questa è specialità della casa, questo giro di braccio. Se lasci il centro dietro da solo, Bulzamini lo punta per il difensore, è oggettivamente un disastro. Giro palla, finta di tiro, giro palla, il Carpi prova a muovere il pallone per cercare un pertugio che non trova, prova. Guardate che spinta, che brutta spinta in aria. Vediamo se il direttore di gara darà sì altri due minuti. Vediamo ai danni di chi. Mi sembra ai danni di Mimikos. No, ai danni di Balli. Vediamo se il Carpi che ributta nella mischia Beltrami, quindi esattamente come prima, doppio pivot.
Vediamo, palla per Sortino allarga la difesa, palla di ritorno esattamente come prima, ma fa buona guardia, quindi ci prova dall'altra parte qua Coppola. Bravo. Con una nuvoletta, mamma mia che sofficienza di pallonetto, testa. Mamma mia, pallonetti, un pallonetto a un portiere di 2.05 che ti sta aggredendo vuol dire avere comunque un buon controllo, c'è del pelo. È un discreto polso. Tanto vediamo che mister Ciutura ributta Stricker nella mischia per rifare ordine lì dentro. E Stricker, giro palla, scarica per Arzieri. Ma incomprensione alle file, e il Carpi spinge ancora forte di questa superiorità numerica. Serafini guarda la sua ala, non la passa, si gira, incomprensione con l'ala aperta da Coppola, quindi gioco ragionato. Carpi sempre in doppio pivot che prova a spezzare la difesa. Coppola con un tiro vicino al busto di Volarevic, e Volarevic è in difficoltà, non sa con quale parte del corpo andarla a parare. Ahí viene trafitto da Alex Coppola. Dopo 20, quasi 29 minuti, il Carpi sotto di 5 lunghezze. Giro palla lungo, giro palla dalla parte del Bressanone che non attacca, fa passare il tempo. Giro palla, il Carpi corre sotto passivo, attenzione, sotto passivo, i balli sfondo questo, ma ci mette una pezza Coppola, uomo in più per i Carpi, palla per Samuele Serafini che la scarica, e guardate che parata, che aggressività di Volarevic che manda la palla dalla parte opposta nelle mani di Aifrey. Mamma mia, veramente che parata, c'era bisogno in questo momento per il Bressanone di Volarevic, e Volarevic ha risposto presente tarpando le ali della compagine di mister Serafine. Vediamo cosa succede, un 2 minuti ai danni di chi? Ai danni di? I balli sempre vedo 18. I balli che è il secondo 2 minuti, se il dato analitico non mi inganna, il secondo. Carpi 15 secondi, Carpi in superiorità numerica, vediamo come sfrutterà questo attacco, e se sfrutterà questo attacco cost to cost. Carabulea sul primo palo, 3 secondi al termine, ma non si prova, finito il primo tempo con Carpi a 19 e Bressanone a 23. Primo tempo che il Carpi ha avuto una discreta defiance nella parte centrale per poi riuscire a rimediare, a rimettersi in pista nella seconda fase. Però andiamo ora in pausa anche noi e ci risentiamo tra qualche minuto.
Rieccoci in diretta per questo secondo tempo tra Bressanone che attacca da sinistra verso destra e Carpi, padrone di casa, che attacca da destra verso sinistra dei teleschermi. E vediamo, intanto il commissario sta dando le ultime indicazioni. Vediamo cosa succede per iniziare. Tiziano con un caffè in mano, anche Camille, cioè, e quindi per la moglie, sempre per la moglie, e ci sta, quindi è corretto che si aspetti ad iniziare la gara, giusto? Moltissimo, ci sta. Quindi attendiamo un secondo. Carabolla dice: fammi sentire il pallone, si è cambiato. No, è sempre quello, sempre quasi una sfera, un po' sgonfio. Sì, hai ragione, anche Stricker dice sempre quello. Quindi appiccica, ma neanche troppo, forse no, neanche tanto. No, oggi neanche tanto appiccica. Adesso è vediamo e via che si comincia questo secondo tempo. Sortino dice: fammela toccare anche a me, tanto l'ha toccata tutta. Io chi sono io per non toccarla? Però direi che ormai l'hanno toccata tutti, sì. Ok, l'hanno toccata tutti, si può cominciare con i balli in cabina di regia. Beltrami aggressivo che rientra e si prende Bulzamini il tiro con tanta facilità. Bulzamini devastante dentro i 9 metri. Intanto vediamo che Nico Casa allarga, c'è spazio, non scarica Coppola all'ala. C'è spazio per il Carpi non riesce a massimizzare questa superiorità numerica. Giro palla, sempre doppio pivot. Nico Casa si allarga, vediamo se scarica sinistra, tanto angolo per Sortino che anticipa il tiro. Ha provato ad anticipare la parata, però Volarevic non ha fatto in tempo neanche a spostarsi, era già lì sul palo, si è trovato la palla sulla coscia. Oppure bravo lui ad aspettare, scegliete voi. Giro palla con calma per il Bressanone. Giro palla Buzzamini, Stricker, banda all'ala al tiro, che la mette lì. Da Piran la mette lì dove il portiere del Carpi può solo raccoglierla nell'angolino e si ricomincia. Giro palla a difesa schierata per il gol, chiama il gioco Meiri con Casa. Intanto vediamo che Nocelli ha ancora seduto in panchina. Meire, giro palla, fa girare la palla per attivare i due terzini. Che è la palla a Beltrami, ma capisce tutto Bulzamini. Sortino tocca la palla, quindi pallone rimessa per il Bressanone. Ciurtura chiama il gioco, quindi il Bressanone si ferma. Attacco, difesa schierata. Vediamo Stricker in cabina di regia sempre. Si alza, quanto spazio per il tiro! E la mette ancora dentro, sempre Sonnerer. No, chiedo scusa, Koliuduk. Meiri fa salire Carabulea. Nico Casa incrocio che era già dentro probabilmente. 9 metri e si ricomincia, sempre Meiri. Nico Casa, c'è spazio, ma va a due mani Volarevic. Il tiro era sicuramente un buon tiro, lo spazio c'era. L'esecuzione un po' da rivedere, sia perché era a mezza altezza, sia perché il portiere era lì.
sono rimasti nello spogliatoio. Il Carpi sembra effettivamente ancora nello spogliatoio, non è rientrato con la stessa grinta, la stessa verve con cui ha finito il primo tempo. Nel mentre però invece buona difesa di Carabulea sui balli. Dai raga, dai carica! Dai adesso! Striker. Giro palla sempre per Buzzamini, ma incomprensione con Koliuduk. Quindi il Carpi può ricominciare Nico Casa a pallone, un cost to cost troppo lungo per Beltrami, e ora 3 contro 2, ma non c'è bisogno. E cosa succede? 7 metri per un fallo committato ai danni di Beltrami. Nel mentre che parla con Casa, dicendo che la palla, io ho le braccia lunghe, ma quella palla lì era veramente lunga. Striker, e Aifrey la va a prendere, seconda parata, e ha detto Aifrey, no, una volta che la paro cosa facciamo? Vanifichiamo tutto. Quindi para anche il rigore. Complimenti a questo ragazzo, 19 anni. Giro palla, Nico Casa allarga la forbice, Meiri fa salire Sortino, che viene disturbato, quindi 9 metri per il Carpi. Soria, giro palla, Casa sempre in cabina di regia, Sortino fa salire Meiri, che si prende il tiro, no, non se lo prende, scarica, fa salire, ma viene costruito un buon tiro per Casa. Ma Volarevic ci mette la gamba. Giro palla per il Bressanone, dispone i suoi compagni. Striker fa salire l'ala, taglio lungo, va in posizione di centrale per Arcieri, un ragazzo che ha giocato veramente in tutti i ruoli, pericoloso veramente ovunque. Casa prova l'uno contro uno, Buzzamini fa la finta e Casa abbocca in contropiede, non è corso per il ritiro, forse si sfondo, riesce Coppola ad occupare la casella, la mattonella prima di Koliuduk, quindi sfondo per Koliuduk. E nel mentre Serafini butta nella mischia Samuele Serafini al posto di Casa, autore colpevole di una palla persa. E mentre Coppola, finora che mi sembra il più pericoloso nelle fila bianconere, Serafini si alza e anche questa volta va non sul muro 1 ma sul muro 2. Guarda Buzzamini che però incontra sulla sua strada Aifrey Samah. Sei incredibile, Serkaku! Ma il commissario di gara, il direttore di gara, ha percepito un'irregolarità ai danni di Meiri, perché ha preso la palla ed è atterrato in area. Quindi il Bressanone continua i balli, Striker che passa di Buzzamini, ancora i balli, palla per Striker, guardate che polso, finta di tiro basso per mandare fuori tempo il portiere, e poi con un quasi una bescia la palla sopra le mani del portiere. Meiri prova l'uno contro uno e poi la passa la palla a Volarevic che gliela ridà. Nove metri per il Carpi. Meiri sempre in cabina di regia, ragazzo dotato di un buon cambio di ritmo. Guardate, qua ci vorrebbe forse il VAR. Ma cosa ha fatto ancora Volarevic, che vola
su questa palla per evitare che fosse l'angolo, però c'è una regola che dice che se il portiere butta la palla fuori apposta è angolo e non può, ma forse l'hanno cambiata questa regola. Il Vademecum tende a essere molto volubile. Nel mentre compensazione e si ricomincia. Coppola fa la finta, prova con un sottomano che manda altissimo sullo sponsor di McDonald's che salutiamo. Ancora Stricker, che palla che molla lì e fa buona guardia la difesa del Carpi. Viene chiamato ancora ad asciugare il campo per detergere sul sudore che è caduto, che bagna il parquet, onde evitare che si possa scivolare e che qualche ragazzo si possa fare male. Corretta la fischiata. Si attende il fischio, verifica il check con il tabellone, ci siamo, tutto regolare, si ricomincia. Intanto vediamo che c'è Dall'Olio che si scalda. Giro palla Stricker, guardate che uno contro uno, che palla che è andato a mollare per i balli. Giro palla, infrazione di blocco irregolare, danni di balli, il Carpi in superiorità. Serafini, c'è spazio per Carbulè, ma no, si butta dentro e quindi la mette dentro con un gol di prepotenza che porta il Carpi a meno 7 dopo 10 minuti della seconda parziale. Stricker comanda il gioco, sale l'ala, si alza Bulzamini, ma solo muro per lui. Tiro forse un po' forzato. Ancora Meini, passa la palla a Serafini che sotto fallo scarica la palla su Stricker che era troppo, e dice vado in contropiede, ma abbiamo detto calma. Intanto vediamo che entra Dall'Olio al posto di Il Sortino. Serafini, terzino sinistro, incrocio, no, chiama fuori il tap-in, va doppio pivot Meiri, c'è spazio per Carabulea che è in comprensione con Coppola e quindi palla ai ragazzi in casacca verde. E si ricomincia con questo possesso palla in mano del Bressanone, che il Bressanone non ha assolutamente fretta, anche perché con il gioco costruito ha dimostrato di riuscire a far gol sempre. Guardate intanto anche i preziosismi, passaggi prezioso, ma l'arbitro vede un'infrazione, un fallo da dietro, danni di effettuato da Carabulea ai danni di Balli e quindi 7 metri sui quali va da Piran contro Aifrey. Si attende il fischio, check del col tavolo, tutto regolare, finta e ci mette la mano, si abbassa il Puma toilettato, si abbassa. E si ricomincia con Alex Coppola in cabina di regia. Intanto vediamo che sale Ceccarini per giocare in parità numerica. No, riescono, fanno uscire Coppola. Serafini punta
Meiri, non c'è lo spazio, sotto passivo da Pirani, capisce tutto, si rifugia in un 9 metri Serafini. Guardiamo, Serafini fa l'uno contro uno, ma ancora 9 metri, non c'è la distanza, forse sono 3 metri a rispettare, palla sale Serafini in mezzo al muro, ma dal nulla sbuca Volarevic. Gli arbitri fermano un attimo il tempo per la palla probabilmente bagnata dal sudore, dalla fatica di questi ragazzi che ci stanno offrendo oggettivamente un discreto spettacolo. Intanto gli arbitri verificano il punto di battuta. Mister Serafini chiama la carica ai suoi. Difesa importantissima. Stricker spinge e la mette dentro e dice: attenzione, quando c'è bisogno per il Bressanone io ci sono. Si mantengono, mantiene le distanze. Stricker che porta il Bressanone a più 8. E cambia difesa, 5-5-1. Sta prendendo il largo il Bressanone dopo il 20, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco per 23-19. Nel mentre Serafini tira un bombolone in porta e che genera il contropiede da parte del Bressanone. Ciao Harry, dai. Di Arcieri, ma solo traversa per lui, quindi il Carpi palla in mano, 8 gol da recuperare per la squadra di Mister Serafini, impresa sicuramente importante questa. Nel mentre gira palla per Serafini, c'è un buco ma fa salire Dall'Olio che attiva Coppola, aveva attivato Serafini e va, guardate quanto anticipato il tiro. Era già lì, Volarevic ha fatto video e ha studiato, bravo lui. Buzzamini. Non è venuta l'attacco in seconda fase, quindi attacco e gioco schierato per il Bressanone. I balli, punta, allarga la forbice. L'allarga veramente tanto perché poi si pianta al palleggio e va dentro e guardate, passa dentro al cerchio dei 3 metri, 4 metri con le nuove regole, attraverso il cerchio e Mise Serafini. Il Carpi sempre in fase offensiva. Siamo a metà di questa seconda frazione di gioco con il Bressanone più 9. Vediamo se le indicazioni fornite da Mise Serafini. Cabina di regia, esce Soria, molto aggressiva la squadra. Sera
anticipato il movimento, si alza dall'olio con un tiro dai 12 metri che non impresserisce, ma nemmeno vediamo palla, un cost to cost da volare vicino da Piran ai Frey che la raccoglie nel sacco, più 10, massimo vantaggio da parte del Bressanone. Messa Serafini chiama la sveglia ai suoi. Giro palla. In questo momento, dato statistico, in campo ci sono i 5 settimi dell'under 20 del Carpi. Intanto da Piran, giro palla. I balli, Bulzamini, solo muro per lui. Coppola, Serafini. Coppola spinge, c'è spazio, fa la finta, ma sulla sua strada trova Wierer, cambia il portiere, non cambia il risultato. Ultimo, sono sette minuti che il Carpi non fa gol e sono tanti, sono oggettivamente tanti. Intanto vediamo da Piran, palla, prova una girella il Bressanone, invece guardate un cost to cost, ma Wierer ci mette ancora la pezza. Intanto vediamo un po' di rotazione, non troppa. Giro palla per il Bressanone. Mandano alla Sonner dal tiro, palo. Meiri si è visto la maglia tirata al limite, prova l'uno contro uno, va dentro. Ma è ancora lì, il portiere del Bressanone. 10 minuti che Carpi non fa gol. I balli, cabina di regia, Stricker. Chiude il, vediamo che il Bressanone riesce a far uscire sempre la palla e sul tabellino c'è anche Brugger, Serafini va a tirare su Bulzamini con tiro un po' affrettato. Intanto passano i minuti, il Carpi ancora secco di gol. Sì. Giro palle, intanto vediamo che entra a casa, chiama il gioco per Serafini. Giro palla, Serafini, casa uno contro uno, incroce dietro per Serafini, palla per Dall'Olio che non guarda la porta. Carabulè, ci sta il tiro per Serafini, ci mette il palleggio, la mette dentro e sblocca. Dopo quanti minuti? 10. Dopo 10 minuti il Carpi si sblocca. Quindi si ricomincia con più 10. Da Piran, giro palla con estrema tranquillità. Sale da Piran contro casa, giro palla Stricker. Che bella piantata. E si gira ancora, 9 metri per un fallo ai danni di Brugger. Come spinge, ma spinge, prova a spingere anche il Carpi, ma no, non va. E va anche Arcieri, altro segno per Arcieri che mantiene
mantieni 10 gol, 11 gol di distacco. 10 minuti al termine, 11 gol per il Carpi da recuperare. Penso possa essere un po' complicato. Giro palla per, viene fuori Soria. Tantissima concentrazione anche sul più 11 da parte del Bressanone. Un atteggiamento gara veramente veramente importante. Una squadra con mentalità vincente, si vede anche da queste cose. Quando avanti di tanti gol continui comunque a spingere e a metterci veramente tanta tanta grinta. Intanto vediamo Coppola che viene difeso un po' di braccia, ma si continua. Nel mentre vediamo un cambio per nelle file del Carpi, che esce Soria ed entra Monzani. Entra anche Tiziano a pulire il parquet. No, hanno detto che è pulito a sufficienza. Vai Monzo! Intanto le altre partite di giornata. Abbiamo il Campus che ospita il Sassari, il Siracusa che è andato a vincere con il Bolzano. Poi abbiamo Pressano-Cassano, partita per rimanere in zona fuori dai play-out. Conversano-Merano, partita ai vertici, partita da alta quota, fondamentale per la zona play-off. Romagna-Fondi, altra partita fondamentale, ma per la zona play-out, fondamentale per il Fondi, per cercare di uscire dalla zona dei play-out. E Rubiera-Fasano, altro testa coda uguale o quantomeno molto simile a questo Carpi Bressanone. Nel mentre abbiamo palla provata, mollata, da palla passata da Casa verso Monzani, però si è visto distintamente la maglia allungarsi di Monzani che e non è riuscito ad arrivare sul pallone. Coppola allarga il gioco, allarga il gioco, tanto spazio per un 3 contro 3. Parata bella, bella parata del portiere. E altri due minuti ai danni di, se non ricordo male, i Balli, se non ho visto male, ed è il terzo. Non è Brugger, 13. Ah, il 13 Brugger loro. Ho visto male loro. Può capitare. 7 minuti al termine della partita, palla in mano al Carpi. Allarga, vediamo se Carabulea punta, uno contro uno, scarica per Ceccarini che si prende lo spazio e va a tirare. Gioco che viene fatto abbastanza da ambo le parti, da ambo i lati, con buoni risultati oggettivamente. Funziona. E nel mentre vediamo time out chiamato da Mister Ciutura. Andiamo in pausa anche noi.
E si riparte con questa palla in mano al Bressanone. Il Carpi con la difesa un po' più profonda, un po' più spostata sulla parte sinistra, esce per... si alza e guardate cosa ha fatto Colo Duke, che facilità di tiro, palla per Meiri che accelera il tiro, non ha aspettato il movimento del tiro, sicuramente dai. Difficile perché quando sei sotto di 11 gol a 5 dalla fine è difficile metterci grinta e intensità, però il Bressanone di contro sopra di 11 ci mette sempre grinta e intensità e va oggettivamente su tutti i palloni con tanta fame e questo è un atteggiamento che paga sempre. Giro palla, guardate come si è alzato da Piran, più 11, Nico Casa, palla per Monzani che la mette dentro, tra i due, c'è tanto feeling, si capiscono veramente molto bene. Probabilmente è anche il frutto del giocato nel giovanili insieme, tante partite, ha creato una sinergia veramente molto importante. Finta di tiro, allarga la forbice, Colio Duke, girano per via orizzontali il Bressanone. Ma con una facilità scaraventano la palla verso lo specchio della porta e si insacca. Nico Casa dice ci riesco anch'io a fare il gioco così. Anche io sono bravo. Bravi. Più 11. Giro palla per il Bressanone, scarico per l'ala, guardate che bel movimento che aveva fatto Arcieri, aveva mandato veramente fuori, diciamo fuori posizione il giovane Aifrey. Ma non inquadra lo specchio della porta. Incrocio senza palla, cambi di posizione, Casa, cabina di regia, cambi di ritmo per il Carpi che si alza, ma guardate come è andato a chiudere Quirer è andato a piedi uniti a parare, stando in piedi, non si è nemmeno scomodato di tuffarsi, che poi c'è da alzarsi. Ha detto non ce n'è bisogno. Giro palla, 3 minuti scarsi al termine. Bressanone. In sacca ancora. Più 12, massimo vantaggio per il Bressanone. Nico Casa, c'è spazio per Monzani, ma disturbato da... Colio Duke, non la tiene, va a tirare Arcieri verso il fondo, para Semi ma non può nulla contro la ribattuta, prova di potenza Nico Casa, ormai sono saltati drammaticamente tutti gli schemi di gioco, tutto quello che poteva saltare, ormai si attende il fischio finale con giochi di singoli, di individualità. Giro palla allarga la forbice. Coglio Duke, scarica per l'ala.
e la mette ancora, ancora dentro Sonner. Che dire, i portieri del Carpi oggi sono a rischio. Aulin, qui ci è venuto un mal di testa, tanto, tanto hanno raccolto della rete. 1 al termine, più 13 per il Bressanone. Non intervistare Marco. Bene, bravo. Vai in contropiede, contropiede. Ed è gol ancora. Arcieri, Arcieri, ennesima. Ennesimo gol. Venti al termine. Coppola, giro palla per Carabulea che si alza, ma c'è sempre Wierer sulla ribattuta. La prende Monzani. Sette al termine, direi che è finita. Si attende il fischio finale. Si danno la mano, finisce Bressanone 42, Carpi 29. Complimenti, complimenti al Bressanone per la performance fatta, che dimostrano di essere sicuramente la prima forza del campionato. I Carpi, la prossima settimana, il 18, prossima settimana, andrà in quel di Sassari e noi ci risentiremo il 25 per il Carpi Merano, mentre il Bressanone la prossima settimana ospiterà il Siracusa. Buona serata a tutti e grazie per l'ascolto.